Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomo. Oggi parliamo di infortuni sul lavoro nel settore agricolo, in particolare per i coltivatori diretti, scusate, e gli IAP, imprenditori agricoli professionali. Prendiamo spunto da un articolo di Terra e Vita del 22 novembre, in cui vengono descritte in maniera precisa tutti gli adempimenti da svolgere una volta che purtroppo una persona subisce un infortunio. Allora, tutte le persone iscritte come coltivatrici dirette, IAP, imprenditori agricoli professionali, all'INPS, ex SCAU, e soprattutto anche ai fini dei datori di lavoro per i dipendenti, bisogna effettuare la comunicazione all'INAIL entro le 48 ore. Se la comunicazione viene fatta dopo le 48 ore, ma almeno entro un giorno passate le 48 ore, purtroppo l'ammenda è quasi di 2.000 euro, è di 2.000 euro. Mentre se sono superiori ai 3 giorni rispetto a queste famose 48 ore, l'ammenda è di 5.000 euro. Quindi mi raccomando, una volta che subite un infortunio, e parlo dei coltivatori diretti, IAP, entrambi iscritti ai contributi INPS, e per i dipendenti di aziende agricole, mi raccomando, effettuate questa comunicazione, è un obbligo. Questa norma c'è sempre stata, però è entrata in vigore in maniera puntuale e precisa dal 12 ottobre 2017. Quindi mi raccomando, se avete un infortunio, fate la comunicazione all'INAIL entro le 48 ore. Sono semplici comunicazioni che poi si trovano anche sul sito dell'INAIL. Spero che questa informazione sia utile. Un saluto a tutti e buon lavoro a tutti. Grazie, ciao ciao.